Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Sembra che quello che abbiamo cercato di raccontare nelle scorse settimane appartenga, temporalmente, ad un'altra era geologica. Quasi che quando ci apprestiamo a parlare di lei si stia trattando un personaggio nuovo, completamente sconosciuto, perché sembra completamente diverso l'orizzonte che ci troviamo davanti. Charlène di Monaco sta offrendo nelle ultime sue apparizioni un volto diverso. Per oltre un anno non si è parlato d'altro che delle sue condizioni di salute e di quell'ipotetico e traballante suo matrimonio con il principe Alberto. E chissà che fra tutte le voci che circolano ora sul suo conto non vi sia quella più attesa dall'intero reame di Monaco. Charlène di Monaco, una visita speciale ed un vestito, la visita al reparto maternità dell'ospedale Principessa Grace, aveva destato profonda emozione. Quella gioia sincera che traspariva sotto la mascherina e che illuminava i suoi occhi al momento di prendere in braccio un neonato e scambiare qualche parola con la neo mamma, ha fatto scattare mille illazioni. Ora un'altra visita della principessa consorte ci mostra, in maniera ancora più tangibile, questo suo profondo cambiamento in atto. Charlène di Monaco si è recata nella residenza per anziani a Chietudine, a Monaco. Un'accoglienza calorosa per la principessa che ha scambiato qualche parola con il personale medico prima di dedicarsi completamente agli ospiti della residenza. Un momento di profonda emozione, che ha testimoniato, ancora una volta, quanto l'ex campionessa di nuoto sudafricana sia amata dai monegaschi. Ancora una volta si è avuta la conferma di come, lontana da ogni forma di ufficialità e di stretta osservanza dei diversi protocolli reali, la principessa dia il meglio di sé. Sorridente, sinceramente felice di condividere istanti così emotivamente intensi, bellissima nel suo abito di pizzo giallo, con delle forme così morbide che non possono non far venire in mente il pensiero più bello. Quale, un fratellino, sorellina per i principini, indizi non ce ne sono. Voci aiosa sì, sul fatto che Alberto di Monaco e la principessa Charlène desiderino un terzo figlio sembra che ormai non vi siano più dubbi. Non tutte le voci sono incontrollate e qualcuna più affidabile si orienta esattamente in quella direzione. Sono le stesse voci che tendono addirittura a precisare che il fratellino, sorellina dei principini Jacques e Gabriella sarà il frutto di un'adozione. Siamo davvero in un'altra era geologica. Un'era dove il dolore e le lacrime sono state sostituite da nuove speranze e da incontenibili sorrisi. Una famiglia che, secondo molti, era sul punto di dividersi irrimediabilmente, starebbe ora già avviando le pratiche necessarie per poter portare nella loro casa un'altra vita. E poi amore, ancora amore, amor per te, avrebbe cantato Lucio Battisti, dedicando le sue parole alla principessa Charlène di Monaco e a quella sua voglia irrefrenabile di rinascita. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.